e signori, attenzione. Ecco a voi un film che dirà finalmente una parola nuova su un antico e dibattuto argomento. Un film che mariti e mogli d'ogni paese dovrebbero assolutamente vedere e assimilare. Senti, mamma! No! Sei tu che me devi sentire. Per saldarvi a voi due, invece vogliono i figli. Ehi, mami, le ultime statistiche americane dicono che una coppia, per poter avere figli, deve prima raggiungere una certa stabilità psicologica ed economica. Psychology and economy, yes? Ma parla come magna, mamma tua! Prendete ad esempio il caso di questa giovane coppia di sposi. Seguiteli nell'intimità della loro casa, sempre uniti, affettuosi, comprensivi, innamorati. Ma ce ne siamo con questa storia dei letti separati! Ma insomma, almeno avvertimi! E vediamoli fuori casa, nel loro usuale ambiente di lavoro, o quando la domenica si concedono un meritato per quanto innocente divertimento, pur sempre uniti, affettuosi, comprensivi, innamorati. Perché? Non faccio. Come facciamo l'appuntamento con Peppino all'aeroporto? Dobbiamo andare a Palermo. No, no, eh? No. Ah? Amore, c'è un po' di corino. Ma intendere, vai sempre! Purtroppo anche nell'unione più felice si formano spesso delle piccole crepe, dei focolai di infezione generati da un invisibile nemico, un bacillo malefico e silenzioso che sconvolge l'esistenza dei coniugi. Tu vai bene a casa? No! Torno da papà. Il marito bello, un film allegramente interpretato da Marcello Mastroianni, Giovanna Ralli, Memmo Carotenuto, Luciana Paluzzi, Raimondo Vianello, Giacomo Furia, Riccardo Garrone, Andrea Checchi, con Teddy Reno, ti giuro nessuno, e con Vittorio De Sica. Ripetete così, l'arbitro Torravoli interviene e sospende il gioco per fallo di mano del terzino destro della squadra ospite. Vogliamo cercare qualche cosa di più leggero. Ma come? Io era tanto tempo veramente che volevo leggere La vita di Bartali. Bartali? Ma noi qua abbiamo libri di cultura, abbiamo libri religiosi. E beh, perché Bartali non è religioso? Neoconiugi, vecchi coniugi, ex coniugi, futuri coniugi. Tutti dovreste conoscere Il marito bello. Perché ecco finalmente un film che risolverà per voi l'annoso problema della quadratura del cerchio matrimoniale e stabilirà per le generazioni future un nuovo indiscutibile principio. Tra moglie e marito non mettere il fisco. Il marito bello, un film diretto da Gianni Puccini, prodotto dalla DDL, distribuito dalla Cine Produzioni Astoria.